Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, sono le 10 di sera e siccome su Instagram, scusate, vi ho mostrato le cosine che ho preso da Primark e mi avete chiesto un haul, allora ho deciso di girarvelo, ve lo faccio adesso perché poi domani lavoro e devo lavare le cose, Mattia si è andato a dormire proprio adesso e quindi vi faccio vedere quello che ho preso. Vi anticipo che la maggior parte delle cose sono comunque cose da bambino, perché ovviamente Mattia servivano le cose per l'autunno barra inverno, perché qua è iniziato a fare freddo. E poi ho preso un po' di cosine per la casa, giusto una cosa che ci serviva e due o tre cosine per me. Comunque adesso vi faccio vedere tutto, se riesco a togliere lo scotch che mi sono messo sulla busta. Pesco a caso. Cerco di prendere magari prima le cose per me, così vedete le cose da donna, perché ovviamente non è interessato alle cose da bambino. Oltre che da Primark siamo stati anche da Piazza Italia, e da Tiger e basta, mi sembra che non ho acquistato altro. Comunque adesso man mano vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, per me li avevo già presi lo scorso anno, ho preso questi calzini che sono morbidissimi. Ce ne sono due paia e costano 3,50 euro e arrivano sopra la caviglia. L'anno scorso li avevo presi color cuoio e l'altro paio mi sembra che erano tipo beige. Invece quest'anno hanno presi un paio bianchi e un paio grigi e questi li ho pagati 3 euro. Sono fatti così, ve li avvicino un po', perdonate la luce ma è sera. Poi, sempre per me, ho preso questo maglioncino semplicissimo di questo colore qua. Io ho preso una taglia S, questo l'ho pagato e non c'è scritto. Mi sembra che costasse 8 euro se non erro. Comunque è questo qua fatto così, è morbidissimo e ha le manichine lunghe, con i polsini, con l'elastico un po' più stretto e sui fianchi ha gli spacchi qua. È una maglia semplice da mettere sopra i jeans o all'interno dei pantaloni a vita alta, che posso mettere un po' con tutto. Quest'anno comunque questo colore sarà di tendenza perché c'erano tantissime cose di questo colore, il beige, eccetera, che come sapete, come vedete, è uno dei miei colori preferiti, però purtroppo non sono riuscita a trovare molto perché la moda di quest'anno non si addice ai miei gusti. È un po' il brutto dei negozi che quando le mode cambiano ovviamente trovate cose standardizzate alla moda, quindi se una persona non ha il fisico adatto per quelle cose o se quelle cose non gli piacciono difficilmente riesce a fare degli acquisti. Infatti io ho trovato pochissimo, nonostante siamo state in diversi negozi, perché è venuta con noi anche la mia nipotina che domani fa il compleanno, quindi abbiamo preso qualcosina anche per lei e abbiamo girato molto perché lei cercava i pantaloni cargo, però adatti anche lei al suo fisico e abbiamo fatto davvero molto fatica a trovarli. Comunque vado avanti, non mi prendo in chiacchiere visto che è tardi. Sempre per me, ultimamente sto facendo i capelli con il laccio dell'accappatoio per fare le onde, visto che questa cosa ormai è diventata virale un po' ovunque. E visto che costava 3 euro ho preso proprio l'aggeggino per farlo, perché davvero vengono molto ma molto bene le onde, ben definite e durano comunque tutto il giorno. Va messa con i capelli asciutti, vanno arrotolati, qui ci sono comunque le istruzioni e va tenuto tutta la notte, almeno io lo tengo tutta la notte e al mattino vi svegliate con queste onde morbide. E siccome ogni tanto lo faccio, invece di mettere il laccio dell'accappatoio, ho voluto prendere questo perché magari ho detto con il suo attrezzo adatto vengono ancora meglio e sembra davvero di essere stati dal parrucchiere. Comunque magari quando le faccio vi registro e vi faccio vedere. Ovviamente devo vedere se con questo cosino riesco, perché io l'avevo fatto, come vi ho detto prima, con laccio, in realtà neanche dell'accappatoio ma della mia vestaglia che è in pile. Però sono venuti bene anche perché nonostante io non abbia passato la piastra dopo averli lavati e asciugati, e non erano crespi ma erano proprio belli, belli lucenti, davvero sono venuti davvero molto bene e quindi per questo ho deciso di acquistarlo. Sempre per me, anche qui ho fatto fatica a trovarle perché anche lì, anche sulle scarpe, vanno di moda tutte quelle scarpe da ginnastica con le zeppe, modelli tipo Dr. Martens, eccetera, che a me non piacciono.
E l'unico paio che ho trovato, se riesco a tirarlo fuori, è questo qua. Aspettate, finalmente ce l'ho fatta. Io ho un paio di scarpe di Primark da circa 2 anni che sono comodissime, fanno sudare poco il piede. E davvero le ho sfruttate tantissimo, ma adesso poverine non ce la fanno più e quindi ho deciso di acquistarne un altro paio perché comunque io le scarpe da ginnastica, soprattutto in inverno, avendo gli stivali Mumu, le uso pochissimo perché d'inverno utilizzo praticamente solo quelli perché stanno bene con i vestitini, almeno il modello che io, stanno bene con i jeans, stanno bene con i pantaloni e tengono il piede super caldo e sono davvero davvero comodi e quindi non le uso, le userei solamente adesso in questo periodo un po' di transizione, poi in primavera, quindi non mi va mai di spendere tantissimi soldi. Infatti queste le ho pagate 16 euro, ho preso il numero 39, sono semplicissime bianche, hanno questi decori qua sul laterale e sul laterale non mi fanno impazzire, hanno questi glitter, ma purtroppo senza non c'erano e quindi li ho presi lo stesso. C'erano uguali a queste fatte anche beige, però io ho deciso di prenderle bianche così posso metterle su tutto. E dietro hanno questo dettaglietto qua argentato. Per il prezzo che hanno, 16 euro, vanno benissimo. Spero che siano comode come quelle che avevo, che sto usando tuttora, che avevo preso se non erro proprio 2 anni fa. Poi ho preso i reggiseni questi qua sportivi che ho già acquistato e mi ci sono trovata benissimo e quindi ne ho acquistati altri 3. Ho preso questi colori, c'è il rosa, poi c'è questo qua che è un rosa tipo cipria, molto chiaro, e poi questo qua che è sul vinaccia, non saprei neanche come definirlo. Questi qua, il pacco da 3, li ho pagati, non so perché continuano a staccare i prezzi, non so dirvi il prezzo perché purtroppo non so perché la commessa lo ha staccato e quindi non so dirvi quanto li ho pagati. Poi, sempre per me, ho preso, visto che mi si sono rotte anche con quelle, ci ho fatto 2 anni, però erano senza pelo, ho preso queste ciabattine per stare in casa, beige col pelo. Sono davvero comodissime perché hanno la suola in plastica e il piede comunque non scivola e non suda, quindi non viene fuori cattivo odore. E quindi ho deciso di riprenderle. Vediamo su questo, ci ha lasciato il prezzo, la commessa. Queste qua le ho pagate. No, c'è solo il prezzo americano di 8 dollari, mi sembra che costassero 10 euro, però non so dirvelo con certezza. Per la casa invece ne abbiamo già acquistato uno per il bagno di sopra, ne avevamo uno per il bagno sotto che però si è rotto, quindi ho preso questo tappetino qua, fatto in memory foam con tessuto assorbente e sotto ha anche questa plastica che serve a non far scivolare il tappeto. Noi lo mettiamo fuori dalla doccia, l'ho preso grigio perché abbiamo l'altro tappeto in bagno che è grigio. Questo qua è rimasto il prezzo, l'abbiamo pagato 7 euro, spero che riuscite a vedere. E la misura è 45 x 70 cm. Sono davvero molto comodi quando si fa la doccia perché sono proprio confortevoli quando appoggiate in piedi e in più assorbono davvero tantissima, tantissima acqua. Ve lo dico perché Mattia spesso fa uscire l'acqua dalla doccia e questo un pochino riesce a trattenerla. E basta, penso che per me per la casa non ho preso altro. Le altre cose dovrebbero essere tutte di Mattias. No, in realtà ho preso anche un pigiama che si è aperto tutto, aspettate, che ha scelto Jobby perché ero indecisa tra due e lui alla fine ha scelto questo qua che è fatto beigiolino a righe e è in taglia XS. L'ho pagato, anche questo ho notato il prezzo, ma questo me lo ricordo costava 15 euro. Ha la sua maglia che è super morbida, fatta tipo in pile, però non un pile troppo grosso. Ha i polsini sui polsi. E poi ha i suoi pantaloni, anche questi super semplici con la stessa decorazione. E come sapete, io non prendo il pigiama se non ha i polsini in fondo perché odio di notte che mi si aggrovigli e mi si alzi, mi restano le gambe scoperte, quindi ho freddo. E quindi ho preso questo. E poi non so se per me ho preso altro, ma non mi pare di ricordare di aver preso altro. Forse sì, un'altra cosina che però adesso non trovo, che è il burro struccante. Vediamo se riesco a trovarlo. Ah, intanto ho trovato questo che ha preso Jobby,
che è il cavo per caricare il telefono perché gli si era rotto. Sono molto comodi questi di Primark perché hanno sia lo spinottino per i cellulari Android, diciamo, e sia l'adattatore per l'iPhone. Questo l'abbiamo pagato 4 euro. E poi il mio burro struccante è qua, l'ho trovato. Questo qua, Bantu Oil Cleanser, l'ho preso un po' di fretta, quindi non so dirvi com'è. Perché c'era Mattias che si lamentava, e questo qua l'ho pagato 4,50 euro. All'interno ha la sua scatolina in latta. Poi lo proverò, eventualmente se è valido vi farò sapere. Vi segnalo da Primark che è molto valido il siero alla vitamina C della marca PS, mi sembra che si chiami, c'è scritto proprio PS puntini puntini. Quello lì l'avevo provato ed è davvero valido. E quindi se andate ve lo consiglio, mi sembra che costa 3,50 euro. E qua dovrebbero esserci solo robine di Mattias, adesso vediamo subito. Ecco, questo qua era il laccetto del pigiama. Allora, per Mattias io cercavo dei pantaloni per adesso, quindi non felpati ma in cotone un po' pesante, però scusate, però da Primark non li ho trovati, infatti dopo li ho presi da Piazza Italia, però abbiamo trovato altre cosine carine. Questa l'hanno scelta Jobby e Giambi, figuratevi. È questa felpa, semplicissima. All'interno questa qua dovrebbe essere felpata, infatti ve lo confermo, è proprio felpata. Con la stampa militare, il cappuccio, la cerniera davanti e anche davanti le due taschine con questi dettagli sui bordi delle tasche. Io sapete che Mattias compro se da sempre abbigliamento da Primark e mi ci trovo benissimo perché comunque costano poco i capi, perché tipo questa l'abbiamo pagata, se sempre la commessa ha lasciato il prezzo, 8 euro. Però lui ci fa tranquillamente tutta la stagione e comunque i vestiti, se non li macchia o non li strappa, li tengo da parte. Quindi io li lavo, li rilavo, li metto anche in asciugatrice e sono sempre perfetti. E quindi non vedo perché devo spendere magari in un altro negozio il doppio per avere poi comunque le stesse cose che tra l'altro poi utilizza per andare a scuola. Magari se devo comprargli qualcosa di più carino per uscire, spendo un po' di più, ma per le cose di scuola preferisco spendere poco. Comunque, dopo tutti i miei pipponi soliti che vi faccio vedere le altre cose. Abbiamo preso una serie di magliette, semplicissime in cotone a maniche lunghe, questa qua con il dinosauro in taglia 110, pagata 2,50 euro, che ormai maglia 2,50 euro penso che non si trovano da nessuna parte. Poi gli ho preso questo maglioncino, un po' invece più carino, pagato 7 euro, sempre in taglia 110, fatto così, color panna. Da mettere magari con i jeans, con magari sotto una maglietta un po' più carina, magari col collo. Altra maglietta che ha scelto Gianni, questa qua con uno dog. Questa qua l'abbiamo pagata sempre 2,50 euro, semplicissima in cotone. Cerco di tirarle fuori tutte. Questa pagata 3 euro, non ho capito in realtà queste differenze di prezzo. Comunque, verde fatta così, con queste scritte, con il pallone da basket. Poi, questa secondo me è un po' più carina, pagata 3 euro, fatta invece grigia con tutti questi colori e tutte queste righe. E poi, non so se abbiamo preso altre maglie, sì, questa qua ovviamente è la preferita di Zambi, con tutte le macchine rosse e c'è anche addirittura. Non so se i vostri figli sono appassionati, ma Mattias è appassionato di Monster Truck e c'era disegnata, quindi appena l'ha vista l'ha subito voluta, anche questa pagata 3 euro. Qua c'è lo scontrino gigantesco. E basta, come maglie mi sembra che non abbiamo preso altro. Poi gli ho preso una confezione di 10 paia di calzini, taglia 26,5, 30 e mezzo, pagata 4 euro. Cioè, ditemi voi dove trovate così tanti calzini a così poco prezzo. Mattias fa la strage di calzini, li buca in continuazione e quindi preferisco davvero spenderci pochissimo. Quindi gli ho preso questo pacco che comunque ne ha all'interno 10, ne abbiamo qualche paio dell'anno scorso, dovremmo riuscire a finire l'inverno, lo spero, altrimenti poi gliene comprerò altri. Poi, come pantaloni felpati, ci siamo tirati avanti già per l'inverno perché magari non riusciamo ad andare da Primark adesso lavorando. Gli ho preso questi qua militari pagati 6 euro. Ho preso la taglia 116, un po' più grandi perché comunque magari da qua l'inverno cresce un po'.
E comunque anche con la prospettiva magari di sfruttarli il prossimo anno, visto comunque che i prezzi aumentano, il costo della vita aumenta, ho deciso di prenderli un po' più grandi. Sono semplicissimi, hanno le tasche davanti, i lacci che stringono, io adoro per questo Primark perché Mattia è un bambino molto lungo ma molto ma molto magro e quindi tutti i pantaloni praticamente gli cadono e avendo la possibilità di stringere i laccetti con quelli di Primark mi trovo bene e hanno i polsini in fondo. Scusate ma mi stava lampeggiando la fotocamera perché stavo parlando da troppo tempo quindi sono andata a riattivarla perché si stava spegnendo. Lo stesso modello degli altri, però con la stampa sempre militare, diciamo, però grigi. Sempre fatti con lo stesso modello, questi qua, grigi più scuri, con queste righine. Questi all'interno, mi sembra di avervelo già detto, sono felpati. Questi qua bianchi con le righette grigie, che ce li ho uguali anche dello scorso anno, però purtroppo li vanno corti. E poi gli abbiamo preso questi qua semplici blu, questi pagati tutti, questi pagati 4 euro, gli altri invece che vi ho fatto vedere pagati 6 euro, anche 4 euro per un paio di pantaloni, qua io non, in Trentino non riusciamo proprio a trovarli, cioè se andiamo da Terranova il meno che li paghi sono 10 euro, anche questi grigi pagati 4 euro. Poi qua mi spunta fuori un'altra maglietta, questa qua arancione, fatta così molto carina secondo me, pagata 2,50 euro. Ecco, questa differenza di 50 centesimi tra una stampa all'altra, sinceramente non l'ho capita. Questo niente, l'ho preso io da Zui, che ve lo faccio vedere dopo. Poi le abbiamo preso le scarpe anche noi, anche per Mattia, sì, io spesso acquisto delle scarpe da Primark che mi sono sempre trovata bene. C'erano un paio militari che ci piacevano di più e secondo me erano anche fatte meglio come materiali, però purtroppo non c'era il suo numero e quindi ha scelto queste qua di Batman fatte così. Sono sopra la caviglia e hanno gli strappi così riesce a metterle anche da solo, insomma. Noi abbiamo preso il numero 28. Di quelle militari c'era appunto il numero 28, però non so come mai gli andavano piccole. Comunque sono molto carine, Mattias le trova anche molto comode e niente. Io anche queste vado a... Le scarpe di Primark le ho lavate spesso in lavatrice e sono rimaste sempre perfette. Sapete che i bambini le scarpe un mese gli vanno, un mese dopo vanno cambiate, quindi spendere tanti soldi, sinceramente, lo facevamo all'inizio quando ha iniziato a camminare, dopo comunque io ho sempre acquistato scarpe che costano un po' meno, anche perché anche queste le utilizzerà per andare a scuola e queste le abbiamo pagate 16 euro, non so se riuscite a vedere, spero di sì. E poi vediamo qua cosa c'è. Ah, Giambi, dovete sapere che da quando abbiamo comprato la vaschetta, per colpa mia, ha scoperto le bombe da bagno. Quindi adesso lui vuole le bombe da bagno e da Primark c'erano che costavano pochissimo. Allora, ieri abbiamo preso una serie che ha scelto lui. Allora, ha preso questa qua, Berry, frizzante, effervescente, 75 centesimi. Poi si è presa questa qua, Floral, sempre frizzante, 75 centesimi. Sono piccoline queste a sentirle nella confezione, anche perché lui ha una vaschetta davvero piccola. Infatti, l'altra volta le avevamo comprate grandi e gliele ho tagliate perché altrimenti è veramente un peccato. E poi ha scelto questa qua con all'interno tipo dello zucchero, anche questa è frizzante, pagata 1,50 euro, fatta a forma di piramide. Poi vediamo cos'altro ha preso perché queste le ha prese insieme a Jobby, quindi io non ne ho avuto il controllo. Questa qua tutta dorata, anche questa è frizzante, le ha scelte tutte frizzanti praticamente. Questa qua col fiorellino, fatta così. Tra l'altro sanno un profumo pazzesco. Questa qua rosa. Spero che gli si colori l'acqua perché quelle che gli ho comprato l'ultima volta non coloravano l'acqua. E non vi dico la tragedia che ha fatto perché non gli si colorava l'acqua. Questa qua a forma di pigna, di due colori, verde e blu, e questa qua a forma sferica con all'interno dei sali, sono comunque profumatissime, comunque sono costate tutte 1,50 euro, queste qua ovviamente andrò a dividerle non so se in quattro addirittura, perché comunque come vi dicevo prima la sua vaschetta è davvero piccola e poi Jobby che fai? Vai da Primark che non prendi le caramelle?
alla cassa si è raffato i chewing gum alla menta che lui di solito tiene in macchina, questi qua, pagati 1,30 euro. E basta, da Primark non abbiamo preso nient'altro. Come vi dicevo, sono stata anche perché la mia nipotina cercava i suoi pantaloni da Zuiki, però ho qua lo scontrino, magari vi dico i prezzi delle cose di cui mancavano sulle mie robe che ho preso. Allora, i reggiseni li ho pagati 4 euro, 3 reggiseni, penso di sì. No, questi qua, Tabla Joker, penso che siano le cose di Mattias. Purtroppo il prezzo qua non si capisce, quindi non riesco a comprendere i prezzi, purtroppo, quindi non so dirvi. Comunque vi stavo dicendo, torno al principio, la mia nipotina cercava questi pantaloni, quindi abbiamo girato una serie di negozi e da Zwicky ho trovato questa maglietta qua, nera, semplicissima, con questa scritta che mi è piaciuta un sacco. È corta perché, come vedete, è adatta per i pantaloni a vita alta. È morbidissima, ha le maniche normalissime che vanno a stringersi poi sul polso come piacciono a me. È fatta un po' morbida qua sul busto. E questa l'ho pagata 16 euro. Però è super morbida, poi posso abbinarla con tutto, ma mi piaceva proprio l'accostamento dei colori. Questo nero con questa scritta fatta così sul panno e anche il font proprio del testo. E quindi boh, mi piaceva e l'ho presa. E da Zwicky sempre, se non erro, ho preso anche un paio di pantaloni cargo come quelli di mia nipote, perché li ho visti che li prendeva lei, mi piacevano anche a me, quindi ho deciso di prenderli. Tra l'altro ho scoperto che tra i giovanissimi quest'anno sono super di tendenza questi pantaloni cargo, pagati 30 euro. Io ho preso la taglia 38 di questo colore qua. I pantaloni cargo sono chiamati così perché hanno appunto questi tasconi. Io ovviamente li ho presi con gli elastici in fondo, perché quelli che vanno di moda adesso, mi spiegava mia nipote, sono proprio fatti a palazzo, però per il mio fisico non sono affatto adatti, anche perché io non sono altissima, sono 1,60 m, quindi andrebbero proprio ad abbassare la mia figura. Dietro sono fatti così, hanno anche le tasche dietro. Sono super semplici, li ho provati, mi stavano bene, quindi ho detto ma sì, li prendo anche per andare a lavorare e cambiare un po' dalle solite cose. Sono tra l'altro di un tessuto jeans bello bello spesso, quindi secondo me tengono anche caldo. Il prezzo ve l'ho detto. Poi Jobby da Piazza Italia si è preso un paio di pantaloni della tuta per stare in casa, semplicissimi, pagati 24,99 euro in taglia XL, visto che comunque Jobby è un omone bello alto. Sono fatti così panna e hanno questa riga nera sul fianco e hanno anche la scritta qua. Sono dei semplicissimi pantaloni della tuta e dietro hanno anche la tasca, che secondo me è comoda se magari uno esce, deve mettere il portafoglio, le chiavi, eccetera. E sotto e in fondo hanno i polsini, perché anche Jobby prima utilizzava i pantaloni senza polsini, poi io l'ho fatto convertire ai polsini, gli ho fatto scoprire questa bellissima comodità. Poi vediamo qua ancora cosa c'è. Per Mattias da Piazza Italia gli ho preso un po' di pantaloni della tuta invece per adesso, quindi non felpati, e i prezzi devo dire che sono davvero davvero diversi rispetto a quelli di Primark. Perché sono riuscita a trovare qualcosina di molto basico a un prezzo un po' più basso, tipo questi qua verdi che li abbiamo pagati 10,99 euro. Sono dei semplicissimi pantaloni in cotone, anche questi hanno il laccetto che stringe. Da Piazza Italia li ho preso però la taglia 110, perché quelli 116 avevano la vita veramente enorme, quindi anche stringendo tutto il laccetto gli avrebbero fatto difetto, e quindi gli ho preso la taglia 110, sperando che non si allunghi più di tanto, perché altrimenti poi gli vanno corti. Comunque, questo qua verde pagato 10 euro, sempre a 10 euro, se non ricordo male dovrebbe essere questo, no, 12 euro. Questi qua grigi a 10,99 euro, quindi rispetto ai 4-6 euro di Primark capite che comunque costavano molto ma molto di più. Io di solito li riprendevo da H&M, però da H&M oggi non c'erano, c'erano solo pantaloni felpati, e quindi poi li ho presi lì da Piazza Italia. Poi invece in taglia 116, perché questi avevano la vita più stretta, li ho presi questi qua blu, però pagati 12,99 euro, che hanno anche questa scritta qua in fondo. Sono tutti fatti nello stesso modo, perché Mattias con questi pantaloni con la
tasche e i polsini in fondo si trova bene. E gli ho preso un altro paio, sempre da 12,99 euro, nero. E basta, da Piazza Italia non abbiamo preso altro. C'è l'ultimo sacchetto qua, dove ci sono le due pigiami che ho preso a Mattias, appunto, da H&M, dove ero entrata per prendergli i pantaloni. I pigiami a quelli dello scorso anno, a maniche lunghe, e gli vanno, magari gli vanno un po' cortini, però coi calzini lunghi, chi se ne, ne ho presi due un po' più nuovi, giusto se magari succede qualcosa e ci serve un pigiama un po' più decente da tenere come scorta. E c'era il pacco da due che veniva, se non erro, anche questo 16 euro, però anche qua non so perché hanno tirato via il prezzo. Cioè, io dico, perché devono tirare via il prezzo? No, i pigiami, due pigiami li ho pagati 29,99 euro, anche questo mi sembra un furto, ma va benissimo così. E comunque Mattias ha scelto Papa Troll, sono in cotone, questo qua è fatto così, verde, la sua maglia e i suoi pantaloni, anche questi con il polsino in fondo, perché da Primark c'erano solo pigiami in pile e noi comunque, avendo il piumone eccetera, Mattias col pigiama in pile muore di caldo. E l'altro invece è fatto così, sempre di Papa Troll, molto, molto semplice, azzurro, questa è la maglia e questi sono i pantaloni. Questi penso di averli presi in taglia 110-116, anche questi pensando di poterli magari sfruttare il prossimo anno. E basta, anche da H&M non abbiamo preso altro. Poi sono andata da Tiger, sempre con la mia nipotina, e mi sono presa l'agenda, l'ho pagata 7 euro del 2023, perché mi serve anche per il lavoro, perché lavorando in ufficio uso sì il calendario di Outlook, ma preferisco sempre appuntarmi le cose sull'agenda. Per 7 euro direi che è fatta molto bene. All'interno è un'agenda giornaliera, infatti c'è scritto. All'interno ha questo qua, non ho idea di cosa sia. Qua ci sono, vabbè, gli obiettivi, i passi per raggiungere l'obiettivo, ma queste cose io sinceramente non le compilo, le liste dei desideri che non utilizzo. Qua ci sono i calendari 2023 e 2024. E poi, andando avanti, parte dal 26 dicembre 2022, ci sono tutti gli orari e tutte le cose che potete appuntarvi, che insomma dovete fare. Poi ci sono gli obiettivi del giorno, anche questo non andrò a utilizzarlo, io la uso proprio per scrivermi, non so, oggi devo fare questo, soprattutto al lavoro, e poi vado a cancellare quello che ho già fatto. Lo faccio spesso con le scadenze che ci sono anche per i pagamenti che si svolgono per la casa, quindi quando magari dobbiamo pagare, non so, la bolletta, piuttosto che la Tari, piuttosto che devo fare un bonifico perché giovedì non sono andato dal dentista, e me li appunto qua così non li dimentico, guardo sulla giornata quello che devo fare e vado a farlo. Una volta che è fatto vado a cancellarlo. L'anno dopo ripiglio l'agenda e mi ricopio tutte le cose sull'agenda nuova, così per i pagamenti annuali mi ricordo che comunque ci sono determinate scadenze da rispettare. Ed è per 7 euro, la trovo davvero valida, anche perché ha addirittura l'elastichino. C'era anche, se non ricordo male, di un altro colore che però non mi ricordo, forse era beige, però io ho scelto questa qua verdina. E da Tiger, adesso chiediamo a Jobby se me la prendo, ho preso anche una bottiglia in vetro col tappo in sughero, pagata 3 euro, e dopo chiudo qua il video e vado a struccarmi, a mettermi in pigiama, andare a dormire, perché domani alle 6 mi devo alzare. Jobby super operativo, ci ha recuperato la bottiglia che me la passa dalla regia, eccolo qua. È fatta così, super semplice, col tappo, come vi dicevo, in sughero. L'ho presa per la tavola, per mettere l'acqua, oppure pensavo magari per evitare di tenere il cartone del latte in frigo, però io la vedo più per la tavola. È fatta davvero super carina e l'ho pagata 3 euro, quindi una sciocchezza. Però qua, pure qua hanno tolto il prezzo, non si sa come mai tolgono tutti i prezzi adesso, una volta li lasciavano, adesso li tolgono. E quindi questa qua si può utilizzare anche senza tappo, magari se l'ho utilizzata a tavola o col tappo. A me piace molto il tappo e quindi la utilizzerò sicuramente col tappo. Tra l'altro da Tiger c'erano tantissimi contenitori in vetro col tappo in legno, molto ma molto carini, a poco prezzo, quindi se li state cercando anche per organizzare la pasta, lo zucchero eccetera, vi consiglio di farci un salto. E poi ci hanno dato anche un coupon, che non so cos'è, dopo lo guardo. No, è una pubblicità.
Niente, quindi questi sono stati i nostri acquisti di oggi, quindi vi ho fatto un super haul un po' misto di tutte le cose che abbiamo preso, come mi avete chiesto. E basta, io adesso chiudo quel video, spero di esservi stata utile, di avervi tenuto compagnia, vi abbraccio forte forte come sempre, vi ringrazio per il vostro immenso affetto, vi mando un bacione, anche nuovo ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Ciao! Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time.